Il turno del ballottaggio non è una nuova partita, ma è il secondo tempo di un incontro il cui risultato della prima parte è stato di 10-0 a favore di Anna Maria Cassini e della sua coalizione. E quanto affermano i componenti della coalizione Noi per Sulmona a sostegno della candidata sindaco Anna Maria Cassini, che alle elezioni amministrative di domenica 5 giugno ha ottenuto 6.436 preferenze. La città con il voto ha dato un segnale chiaro, quello del rinnovamento, scegliendo candidati consiglieri giovani e un candidato sindaco donna pronto per far vivere alla città una nuova stagione fatta di progettualità, di stabilità, di coraggio nelle scelte, lontana da quella politica che appartiene al passato, quella di cui oggi tutti vogliono liberarsi, sostengono i sostenitori della Casini. Abbiamo un grosso vantaggio, una forbice molto importante e sono fiduciosa, insomma, di chiudere la partita a nostro favore anche con una certa facilità. So che, insomma, Sulmona ha bisogno di molto dialogo, molta collaborazione. Sono passate solamente poche ore dalla debacle alle urne che Bruno Di Masci già torna a insultare e attaccare, ma ormai siamo stati costretti a abituarci a questo suo modo di condurre la campagna elettorale. Bruno Di Masci perde il pelo ma non il vizio, attaccando e delegittimando gli avversari, scambiando il giovane e il nuovo per inesperienza, bollando come incapaci e improvvisati amministratori i candidati che la città ha scelto democraticamente con il voto per governare Sulmona. Riteniamo necessario superare la frammentazione politica che ha caratterizzato la città negli ultimi decenni ed è su questa considerazione che si basa il progetto della coalizione. Ribadiamo la convinzione, concludono i componenti della coalizione, che non basta un uomo solo al comando per amministrare e guidare la città, ma sono necessari gioco di squadra, sinergia e collaborazione. Stiamo proseguendo la campagna elettorale incontrando la gente, ascoltando le problematiche e suggerimenti che arrivano dai cittadini, con la convinzione che sia più importante occuparsi dei contenuti che degli attacchi agli avversari. L'analisi del voto e le iniziative che saranno messe in campo in vista del ballottaggio del 19 giugno saranno illustrati domani 9 giugno alle 11 in una conferenza stampa nella sede del Comitato elettorale di Via Patini a Sulmona dal candidato sindaco Anna Maria Casini e dai componenti della coalizione.